I primi mesi di vita dei felini sono caratterizzati da una rapida crescita, ma in alcuni casi possiamo notare che il nostro piccolo non sta crescendo quanto dovrebbe. In questo video di Animalpedia passiamo in rassegna i 7 possibili motivi per cui un gatto non cresce o non ingrassa e ti spieghiamo cosa fare al rispetto. È un gatto di piccola taglia. Esistono razze feline caratterizzate dalla loro piccola taglia. Questo è il caso del Munchkin, del gatto Korat o del Singapura. Pertanto, se hai adottato un gattino e non sai se si tratta di una di queste razze, ti consigliamo di consultare il tuo veterinario affinché ti confermi l'appartenenza ad una di queste razze. 2. Non è stato sverminato. Quando adottiamo un gattino, generalmente sarà già sverminato, vaccinato e ben abituato a mangiare da solo e cibi solidi. Ma non sempre abbiamo questa fortuna. Se il felino non è stato sverminato internamente, corre il rischio che ciò ripercuota sulla sua crescita e potrebbe soffrire sintomi come anemia, vomito, diarrea o cattivo stato del pelo. Pertanto, se non sai se il gattino è stato visitato da un veterinario o meno, sarà meglio portarlo in clinica non appena lo ricevi a casa. Scopri nel video che ti abbiamo preparato quando dovresti portare un gatto dal veterinario. 3. Cattiva alimentazione. Se un cucciolo di gatto non è ben nutrito, ovviamente avrà problemi di crescita. Ecco perché è fondamentale offrire a loro una dieta bilanciata, con un menù adeguato alla loro età, per garantire che tutte le loro esigenze nutrizionali siano soddisfatte. Se optiamo per preparare noi stessi il cibo in casa, sarà necessario preparare un menù con la consulenza di un veterinario specializzato. 4. Ipotiroidismo congenito. Un gatto che non cresce potrebbe soffrire di questa malattia. Si deve a un problema alla tiroide che impedisce la sintesi dei suoi ormoni. I gatti che ne soffrono hanno collo e zampe corti, muso largo e alterazioni del sistema nervoso. Inoltre, hanno anche un ritardo nel cambiamento di dentizione, apatia, perdita di appetito, pelo spento e bassa temperatura corporea. 5. Mucopolisaccaridosi. Si tratta di una malattia dovuta a carenze enzimatiche. I gattini colpiti sono piccoli, hanno teste e orecchie piccole, un muso lungo, occhi ampiamente separati, una coda corta, andatura goffa, atrofia corioretinica, paralisi, problemi alle ossa, neurologici e cardiaci, tra gli altri. 6. Nanismo ipofisario. È prodotto da un deficit dell'ormone della crescita. Provoca stitichezza, ritardo nello sviluppo della dentizione, vomito o disidratazione, oltre a dimensioni ridotte ma proporzionate. 7. Shunt portosistemico. Si tratta di un problema circolatorio che impedisce la purificazione delle tossine del corpo. Queste passano direttamente al sangue, causando diverse condizioni, come ritardo della crescita e problemi mentali. Cosa faccio se il mio gatto non cresce? Dopo aver esaminato queste possibilità, se hai escluso che il tuo gatto sia di piccola taglia e quindi sospetti che possa avere qualche problema, è meglio iniziare sverminandolo e dandogli alimenti appropriati alla sua età. Se queste erano le cause, in poco tempo dovresti apprezzare il miglioramento. Se invece sta già mangiando bene ed è stato sverminato, ma non noti alcun miglioramento, è fondamentale che lo porti in una clinica veterinaria. Lì eseguiranno diversi test per stabilire una diagnosi. Se ha una malattia, può essere curato? Sfortunatamente, non tutte le malattie menzionate possono essere curate. In caso di ipotiroidismo, è possibile far crescere il gatto e migliorare i sintomi con un trattamento ormonale prescritto dal veterinario. Il gatto che soffre di shunt può essere operato, sebbene non sia sempre possibile. Per quanto riguarda la mucopolisaccaridosi, i suoi sintomi possono essere curati, ma è difficile determinare la possibile evoluzione. Infine, e sfortunatamente, i gattini con nanismo ipofisario spesso muoiono. Se pensi che il tuo gatto possa soffrire di una di queste malattie, è essenziale che tu ti rechi da un veterinario per curare il suo caso specifico. E infine, non perdetevi il video che vi abbiamo preparato in cui vi spieghiamo come prendervi cura di un cucciolo di gatto. Dicci, quanti anni ha il tuo gattino? Faccelo sapere nei commenti. Alla prossima!